I tipi dei rispettatori appassionati di pallacanestro, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo, lo show del basket, andiamo in onda come sempre eh, di lunedì, anche se vi avevano hanno giocato in anticipo, quindi... Una puntata magari dove ci focalizzeremo un po' di più su quello che eh, ci aspetta nelle prossime giornate, ma sicuramente non mancherà anche il commento della partita che è stata giocata a Cividale, gli ospiti di eh, questa sera. Mi vedete, sono il capitano Filippo Rossi, bentornato. Ciao, ciao a tutti, ciao. E poi abbiamo un preparatore atletico, Paolo Puglia. Buonasera a tutti. Bentornato anche a te. Grazie. Insomma, ormai la preparazione prestagionale comincia ad essere un ricordo, però ci avviamo verso una bella task force perché da qui in poi ci saranno eh, due turni infrasettimanali consecutivi nelle prossime eh, settimane, quindi anche. La preparazione dei nostri ragazzi sarà messa a dura prova, ma il cui presente Paolo Cucchi sa, sa il fatto suo, insomma. Ma eh, par ci parleremo anche di questo in questa puntata. Prima però, giusto un minuto, perché nel pomeriggio è arrivato questo comunicato della Lega, che fa sicuramente piacere non soltanto alla società... Eh, la no, Paracanestro Vigiano 1955, ma anche a noi di Milano Pavia TV, perché eh, vigevano e fra le squadre insignite dell'NP Pass Fidelity, che è un riconoscimento che la Lega dà. Che si basa su uh, due parametri. Uno è la uh, promozione del, della piattaforma di streaming della Lega, dove si vedono le partite in diretta, ma soprattutto uh, questo è un premio che uh, si dà uh, alle squadre che presentano una uh, buona qualità di produzione televisiva delle partite. E quindi, visto che le partite uh, del Vigevano le produce Milano Pavia TV, insomma, uh, da parte nostra è con grande orgoglio. che uh, riceviamo questo uh, riconoscimento, indirettamente anche a noi, 8 squadre su 22 sono state insegnate di questo premio. Che si riferisce allo scorso campionato, prevede anche un uh, riconoscimento in uh, denaro. Insomma, da quando. Uh... Si è discusso la partnership fra uh, la, la Era che vigevano e Milano Pavia TV. Al primo posto si è sempre cercato di uh, puntare sulla qualità uh, del prodotto realizzato, anche con investimenti importanti. con... Uh, tante telecamere che seguono la partita, il replay, una grafica personalizzata, insomma fa piacere che poi eh, anche chi dovere abbia, eh, abbia segnalato questa cosa dando questo riconoscimento appunto a Vigevano e ad altre sette squadre delle 22 dello scorso eh, campionato. Eh, chiudiamo questo breve preambolo e andiamo a occuparci della partita, della partita che eh, è stata disputata a ah, Cividale del Friuli eh, lo scorso venerdì sera che ha visto Cividale imporsi per 73-68 una Vigevano che è rimasta in partita fino alla fine con uh, una finale insomma, abbastanza convulso che ha dato da uh, discutere agli appassionati eh, però, però eh, io vado a Pippo Rossi intanto eh, c'è da prendere il fatto che contro una delle squadre sicuramente più in forma del campionato, vigevano, ha portato la partita nei binari che gli potevano essere più congeniali. Ecco, in piano partita è andato, è andato bene. Sì, siamo stati bravi da questo punto di vista, eh, sapevamo di essere leggermente in difficoltà perché comunque l'assenza del nostro playmaker titolare di Miles pesa eh, nei nostri meccanismi di gioco. Eh, siamo stati bravi, abbiamo giocato una partita da secondo me squadra che dobbiamo essere lungo tutto il campionato specialmente in trasferta quando ci si chiede di arrivare a fine partita punto a punto e lì giocarsela, oggettivamente su tre trasferte ne abbiamo portata una a casa, anche permettetemi il termine abbastanza agevolmente contro Pesaro e due le abbiamo giocate agli ultimi possessi. Eh, per ora non ci, ha, non ci ha premiato, non ci hanno premiato questi finali a punto a punto, però secondo me è la strada giusta eh, insomma, per, per cercare di fare risultati in trasferta che sarà molto, molto difficile quest'anno per, per il livello delle squadre che andiamo ad affrontare. Paolo, come hai visto questa partita che eh, anche Cividale eh, ha dovuto in qualche maniera adattare al, al gioco di Vigeva? No? Abbiamo avuto... <coughs> Per tutta la partita ha un buonissimo atteggiamento, sia, sia fisico ma soprattutto di carattere. Siamo stati sotto un paio di volte, anche dieci, ma abbiamo recuperato perché non ci siamo persi d'animo. E questo vuol dire che i ragazzi sanno qual è la strada da percorrere anche in difficoltà. Dobbiamo, secondo me, semplicemente limitare magari questi periodi in cui non facciamo canestro e non prendere grossi grossi differenziali perché poi magari recuperare 5 è un po' più facile recuperare 10 spremiamo tanta energia e poi magari diventa un po' più difficile mettere il naso avanti anche se l'abbiamo fatto e ci è mancato proprio poco per, per portare a casa la partita però i ragazzi devono essere contenti noi anche perché è stato un buonissimo atteggiamento il campo è un campo difficilissimo quello di Cividale c'è un pubblico molto, molto attivo, e sicuramente Cividale ha buonissimi giocatori, grandi rotazioni. E noi, questa settimana, con Miles Assente, eravamo un po' deficitari da questo punto di vista. Abbiamo dovuto un po' impiccare Pippo e farci dare una mano da, da Galassi e dal nostro altro bomber che hanno risposto tutti i presenti, adesso stavo cercando di recuperare la statistica mi sembrava di aversi giocato 33 minuti, di fatti 33 minuti ha giocato Filippo Rossi, 34, eh, Stefanini eh, beh però eh, l'altra buona notizia è che nonostante le rotazioni limitate eh, e il finale punto a punto poi va bene, ci sono stati anche degli episodi sfavorevoli per Vigevano, ma di certo la lucidità non è mancata, insomma, vedendolo anche da preparatore atletico, i ragazzi sono arrivati alla fine che no, c'erano, ce sì, anche se questa mh, per noi è, è nuovo questa formula con tante Fra settimanali. Per, dal mio punto di vista abbiamo dovuto cambiare tante cose nella preparazione settimanale, proprio perché dobbiamo prepararci molto prima per non arrivare troppo a ridosso delle partite perché giocando tre partite in otto giorni non c'è grosso spazio, possiamo giusto fare delle rifiniture, quindi abbiamo dovuto anche dal punto di vista della preparazione rivedere molte cose, però come dicevi giustamente tu è confortante il fatto che i ragazzi arrivino lucidi e soprattutto che credono in quello che stanno facendo perché poi quando si arriva punto a punto punto ci si deve fidare l'uno dell'altro in campo e lo si fa se uno è lucido. Quindi chiamare i giochi, fare delle situazioni difensive, tutte queste cose lo fai, sei la lucidità e quindi vuol dire che sei pronto a giocare, anche se le rotazioni sono state lunghe, eh, i ragazzi erano pronti sicuramente e questo per noi è un grande vantaggio. La sensazione rispetto all'anno scorso è di essere una squadra di questa categoria da subito. L'anno scorso abbiamo avuto in qualche partita la sensazione di essere ancora acerbi per questa categoria. Tutte le partite che abbiamo giocato quest'anno, vincendo o perdendo, sono state partite in cui abbiamo dimostrato che facciamo parte a pieno merito di questa categoria. Ascoltiamo che cosa ha detto coach Lorenzo Panza al termine della partita, dichiarazione a caldo. Complimenti a Cividale, ha giocato una partita assolutamente più cinica della nostra. Non è stata una bella partita, non mi aspettavo una bella partita, eh, è stata una partita molto dura, molto fisica, tra due squadre che si conoscevano bene e, e credo che Cividale sia stata molto più, di nuovo, cinica e precisa eh, nel momento decisivo della partita, eh, quando noi invece abbiamo pasticciato un pochino, abbiamo avuto un approccio veramente troppo soft per venire a giocare in un ambiente bello, caldo come questo. Ci siamo ripresi, siamo andati all'intervallo sotto di due e non era scontato perché per la mole e la qualità di gioco prodotto potevamo anche essere sotto di 12 senza colpo ferire, invece siamo rimasti agganciati più di nervi che di qualità. Eh, dopodiché è diventata una partita punto a punto e di nuovo lì eh, gli episodi e il cinismo di, di Civitale eh, hanno, hanno fatto la differenza. Vi chiedo se ci sono delle domande per il coach. Buonasera coach, nel finale dagli spalti qualche protesta per un fallo che a dir di qualcuno poteva essere eh, chiamato come antisportivo su un errore se non sbaglio al tiro di Redivo e poi il contropiede fallo di Dell'Agnello. La sua opinione su questo? Che non riuscirai a farmi parlare degli arbitri. Beh, in tutti i modi ha provato coach Lorenzo Panza a non parlare di eh, arbitri. La partita, se non avete già avuto modo di vederla, la potrete vedere al termine di questa trasmissione in integrale. Quindi i famosi episodi che poi alla fine sono tutti nell'ultimo minuto di partita potete vederli con dovizia di eh, replay, eh, sono episodi che hanno fatto discutere, c'era stata una rimessa inizialmente assegnata a Vigevano, poi eh, assegnata a Cividale, un tiro da tre di eh, Stefanini sul quale c'era stato un contatto, ma soprattutto un, un fallo eh, che era stato giudicato come fallo semplice eh, quando invece... Eh, Vigevano chiedeva all'antisportivo, tra l'altro proprio a suo Filippo Rossi che è qui in studio stasera. Ma non ti chiederò di questo episodio anche perché... Eh, non chi... riuscirete a farmi non parlare riuscirete degli amici. Parla <ride> ma mh, è inutile perché chi poi vedrà la partita integralmente basta vedere il replay della tua faccia eh, dopo che hanno fischiato fallo semplice per capire qual era la tua opinione, perché <ride> quell'espressione eh, vale più di qualsiasi cosa che tu possa dire eh, adesso. No, invece quello che ti volevo chiedere è ehm, che cosa ha, ha funzionato. Sicuramente la difesa, però anche a livello offensivo... Eh, sono state poi trovate soprattutto in certi momenti della partita quando l'attacco sembrava essere bloccato. Poi, a differenza forse di altre partite, si trovava la via giusta per tornare, per tornare a canestro. Non ci sono stati lunghi blackout? Sì, allora, secondo me, nonostante l'avversario, scusami, un avversario molto ostico, primissimo livello. primissimo livello. <ride> Cividale è destinata per solidità del gruppo. A fare un campionato di alto livello. E noi bene, secondo me, nel corso della stagione quello che dovremmo essere bravi a fare è bilanciare le nostre individualità, che sono individualità importanti, ce ne manca una molto importante, che secondo me dal punto di vista offensivo, sia contro Piacenza che contro Cividale, si è sentita. Infatti, abbiamo vinto una partita facendo 73 punti in casa e ne abbiamo persa una facendone 68. Eh, quindi per forza di cose. Eh, abbiamo dovuto tutti fare un passettino in più anche nella metà campo difensiva perché sapevamo di perdere qualcosa offensivamente con l'assenza di Miles. Dovremmo essere bravi a bilanciare il nostro talento offensivo di alcuni giocatori con il gioco di squadra perché poi è chiaro che quando le partite si giocano così, punto a punto, spesso vengono risolte da individualità. È bastato vedere Cividale comunque perché avrà la possibilità di rivedere la partita. Non, non diciamo niente, insomma, però è stata. Eh, risolta da individualità importanti che loro hanno, eh, le abbiamo anche noi e dobbiamo riuscire a trovare il giusto diciamo, equilibrio tra eh, l'azione, la, eh, tra virgolette, lasciami passare il termine, individuale, quindi basata sul talento dei giocatori che noi abbiamo, a un gioco di squadra. Secondo me in queste due partite ci siamo riusciti bene, nonostante l'assenza di Miles, con dei momenti invece in cui ci siamo riusciti meno bene, che poi probabilmente coincidono anche con i momenti in cui magari subiamo quel parzialino che poi... Ci costa un po' la partita, no? Perché se fossimo magari arrivati punto a punto quando Gabri che è il nostro giocatore probabilmente di maggior talento, soprattutto in questo momento data l'assenza di Miles, sappiamo che te la può risolvere. Lui ha fatto tre o quattro canestri oggettivamente molto difficili. Ecco, se lì magari fossimo stati punto a punto, invece quelli ci sono serviti per ricucire lo strappo. No? Quindi alla fine sono bastati due canestri di cividale per mettere il muso avanti. Poi ci sono stati quei due o tre episodi, insomma che potevano girarci a favore, invece così non è stato e che alla fine ci è costata la partita. Chiaro che c'è rammarico perché è bello eh, dire bravi, è stata una bella partita, abbiamo combattuto così, però alla fine se vogliamo essere un po' cinici siamo tornati a casa con zero punti, quindi sono due punti, tra virgolette, persi, anche se su un campo difficile tutto, sono, sono partite in cui non porti a casa punti che a noi servono assolutamente, quindi... Ecco, secondo me dovremmo essere bravi durante il corso della stagione a bilanciare queste due cose saranno la chiave per, per, da cui passeranno le nostre vittorie e le nostre sconfitte chiudiamo l'analisi eh, della partita di Cividale sentendo un commento di coach Pillastrini che diciamo, ha l'aria di essere uno che ha tirato abbastanza un sospiro di sollievo a fine partita Sono, sono veramente contento di questa vittoria. Sono contentissimo di questa partita, di come l'abbiamo affrontata, di come l'abbiamo vinta. Eh, è una partita che temevo in modo particolare, eh, perché, eh, come chiunque conosce un po' la pallacanestro, sa che ci sono partite tipo quella. Che abbiamo giocato una settimana fa, deciso di fare con l'APU per esempio. Per cui l'allenatore deve parlare solo di palacanestro, no? deve preparare il gioco d'attacco, la difesa, eccetera. Perché tutto l'ambiente eh, crea motivazione, crea attesa, e automaticamente la squadra è pronta a una partita difficile a vincere in rimonta, a stare sotto nel punteggio, però cercare di stare attaccati alla partita. Ci sono partite che per così per blasone degli avversari per nomi perché vieni da due vittorie importanti eh, il tuo atteggiamento è quello può essere quello che dopo 15 minuti sei sotto nel punteggio sei punto a punto e cominci a nervosità e dire ma perché noi l'abbiamo ancora vinta ma perché siamo punto a punto ma perché noi siamo avanti di 20 punti e in quel momento lì perdi le partite eh, oggi secondo me eh, è stata una partita molto più difficile di quella con Udine e di quella con, con eh, Rivini e l'abbiamo vinta meglio perché quell'altra l'abbiamo vinta proprio all'ultimo tuffo, queste quasi, però almeno un po' meno. Quindi è una grande prova di maturità della squadra. Cividale che effettivamente nelle scorse giornate aveva battuto squadre come Rimini e come Udine, ma andiamo a vedere che cosa è successo in questa giornata di campionato con tutti i risultati, eh, ovviamente abbiamo detto di eh, Cividale vigevano 73 a 68, un po' di cose sono successe, allora Udine è andata a vincere abbastanza agevolmente sul campo di eh, Piacenza perde ancora Pesaro e dall'altra parte torna alla vittoria l'Urania Milano che sarà eh, la prossima avversaria di Vigevano domenica al PalaIlaChem eh, una vittoria larga per Cantù in casa contro un Accento che continua ad essere in difficoltà. Eh, Partita interessante quella tra Orzi Nuovi e Torino. Orzi Nuovi ha fatto valere il fattore campo Ehm, larga la vittoria di Rieti in casa, anche qui fattore campo blindato contro la Libertas Livorno. Rimini dopo il passo falso uh, contro Cividale torna a vincere in casa battendo uh, Forlì in un altro derby. Derby che invece è andato malissimo per Brindisi, che ha perso in casa contro uh, Nardò, e questo è un altro risultato da guardare con attenzione. E poi uh, sconfitta la Juve Cremona. Ha fatto un inizio di campionato davvero eccellente, questa volta però perde sul campo di eh, Verona. Vediamo brevemente la classifica prima di passare ai commenti. Per comprendere che in testa abbiamo tre squadre: Cantù Rimini e Rieti. Subito seguite da Cividale e Udine. Per quanto riguarda invece la coda, Piacenza è ancora. A zero punti, sono solo a quota 2, brindisi e 100 in evidente eh, difficoltà. Uh, Paolo Pucchi ti vedevo molto attento nella rilettura dei risultati. Sì, sì, non, non avevo letto tutti i risultati perché quando finisce la partita, provo a rilassarmi. Provo, sì, 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 no, provo a rilassarmi nel senso che provo a staccare col cervello per poter essere più pronto quando si ricomincia, quindi provo un po' a non interessarmi. Vedo magari la partita dell'A1 se c'è, però l'A2 provo a non vederla proprio per non… Soprattutto dopo la sconfitta perché patisco un sacco. Perché mi, mi sento un po' ancora giocatore con loro e quindi perdere in campo per me è perdere… E non dormire magari una notte, o due, anche se questa… È stata, una, è stata una sconfitta che ci poteva stare perché abbiamo lottato e quindi ci possono essere delle, delle ragioni sicuramente legate al fatto che noi siamo una squadra sempre, come ho detto prima, giovane. Loro sono una squadra che l'ossatura principale sono già tre anni, quattro anni che giocano insieme quindi gli automatismi, le, proprio il conoscersi negli ultimi secondi, negli ultimi minuti conta tanto. Noi, come ha detto giustamente Pippo, dobbiamo crescere da questo punto di vista per trovare il giusto equilibrio tra, tra talento e organizzazione, mantenendo quello che stiamo facendo di grossa attitudine difensiva, perché noi dobbiamo fare della difesa sicuramente una delle nostre armi principali, perché la difesa ci carica molto per l'attacco, ci dà fiducia, ci, potre, ci fa recuperare palloni, rimbalzi, riusciamo a correre contropiede se noi giochiamo. In ritmo siamo una squadra molto temibile, se giochiamo un po' sotto ritmo non abbiamo la dimensione che hanno le altre squadre, proprio la dimensione fisica che hanno le altre squadre nei giocatori con gli stessi ruoli. Sono più adatte a giocare, tra virgolette, a, a metà campo, ecco. noi siamo più da, da lotta a tutto campo, attacco-difesa. Filippo, io prima ho detto che ci sono squadre che sono, stanno attraversando un evidente momento di difficoltà, eh, oltre naturalmente a Piacenza che ha zero punti, e anche eh, però Brindisi e 100. C'è qualche cosa di questa giornata o comunque di, di questa fase del campionato che si sta particolarmente eh, colpendo? Allora, questa giornata direi che penso che i pronostici siano stati abbastanza rispettati se non per la sconfitta di Brindisi che però sta attraversando un periodo particolare è un campionato strano eh, Brindisi ha avuto fuori per quattro partite tre giocatori titolari adesso ce n'è ancora fuori due è un campionato che con tanti turni intrasettimanali non, non lascia troppo tempo per, quindi anche soltanto un infortunio può condizionarti tanto, tanto la stagione Chiaro che momenti di difficoltà li affronteranno tutte le 20 squadre, perché su 38 partite se ci sarà, capiterà la squadra senza un momento di difficoltà, sarà la squadra destinata a fare il salto di categoria senza passare dai, dai play-off. Eh, in questo momento balzano all'occhio sicuramente le posizioni di Pesaro e Brindisi, che per aspettative sicuramente sono, sono sotto, sotto lo standard. Eh, però è un campionato molto lungo, molto difficile, in cui sarà veramente, veramente tosta vincere in trasferta, è un campionato da una parte affascinante, dall'altra può essere molto crudele, eh, quindi bisogna sempre cercare di essere al meglio della propria forma fisica e con meglio intendo anche avere un po' di, for di fortuna, perché gli infortuni muscolari, chiaro che giocando ogni tre giorni, possono essere più frequenti e dopo ti lasciano, rischiano di lasciarti anche per l'asso di poco tempo tantissime partite senza un giocatore Cioè, mi immagino un infortunio che avviene questa settimana poi Piuttosto noi che... in 14 giorni abbiamo 6 partite 6 esatto. partite ballano 12 punti che all'interno di una classifica sono tantissima roba io adesso Brindisi è a 2 punti dopo 7 giornate e ha già 10 punti dalla prima in classifica 8 punti nel nostro campionato sono, sono, tantissimi, sì. sono tantissimi quindi poi è chiaro che su tre, se li spalmi su 38 partite è ancora lunga, 31 che sono quelle che rimangono è ancora lunga però è chiaro che rischi di essere soprattutto quando hai ambizioni importanti come quelle di Brindisi e Pesaro rischi di trovarti subito tagliato fuori da, da, dai tuoi obiettivi e poi diventa dura anche psicologicamente per squadre in realtà Molto forti e molto blasonate sulla carta. Paolo, eh, questa è una settimana eh, di lavoro pieno, poi ci saranno eh, due turni infrasettimanali consecutivi: come si imposta il lavoro? Eh, noi abbiamo già incominciato oggi pomeriggio, <ride> quindi il loro day off, off che di solito. Che <ride> in anticipo. Esatto. Abbiamo lasciato i ragazzi il sabato e la domenica, e oggi pomeriggio abbiamo fatto allenamento fisico in palestra. Eh, domani facciamo allenamento normale eh, al palazzetto. Poi di nuovo fanno doppio giovedì: fanno un doppio come se fosse un prepartita Noi, i giovedì della partita sta della settimana standard e i lunedì e i giovedì delle partite infrasettimanali o i venerdì delle partite infrasettimanali, li, li, li utilizziamo per fare molta reattività, molta pliometria. Cioè, per rendere più, con una definizione comprensibile, brillanti i giocatori, per prepararli meglio come attitudine, come reattività alla partita. Quindi ci dobbiamo avvalere come quantità del lavoro fatto prima e cercare di svegliare tutte le cose che possiamo fare e di renderli pronti il più possibile per la partita. Ovviamente, come diceva giustamente Pippo, il raffreddore, l'influenza, il mal di gola la storta al piede, il pallone sulle mani, influisce tanto perché ti lascia un po' handicap, non hai il tempo di recuperarlo, ecco, il problema è solo questo, dobbiamo avere anche un po' di fortuna da questo punto di vista. Si torna al Palaira che è domenica pomeriggio contro l'Orania Milano. Noi saremo in onda come sempre a lunedì sera, poi per gli infrasettimanali, ma ne parleremo eh, settimana prossima. Io ringrazio Paolo Cucchi. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio Grazie. Filippo Rossi che deve fare. Devo per forza salutare Matteo Bettanti e Medischef che mi stanno aspettando per un risotto. <ride> <ride> e quindi... Va Vi per... saluto. Non ti dico eh, l'invidia perché effettivamente anch'io devo ancora eh, cenare, saluto anch'io, non si sa mai. E niente, grazie a voi telespettatori di averci seguito, ci vediamo eh, lunedì prossimo, arrivederci.